Buongiorno amici, добрый день, друзья. Сегодня мы с вами разберем песню на белорусском языке. Oggi noi analizzeremo una canzone in lingua bielorussa. Я думаю, вам будет интересно, credo che sarà interessante сравнить, чем похожи и чем отличаются на примере этой песни русский и белорусский язык. Credo che sarà interessante per voi paragonare in che cosa sono simili e in che cosa si differenziano la lingua russa e la lingua bielorussa. Sull'esempio di questa canzone. Come potete vedere già adesso, c'è la I latina, mentre in russo non c'è. Ecco, inoltre, per esempio, la parola shumite, che vuol dire sussurrate o fate rumore, no? Che in russo è shumit, mentre in bielorusso è shumit. Ovviamente si pronuncia quasi uguale, shumit nel primo caso, shumit nel secondo caso. Più giù a sud della Bielorussia andate, più la ts è diciamo enfatizzata, la pronuncia è più molle, la ts, il suono ts. Perciò shumitie, sussurrate, fate rumore, è il, come si dice, imperativo, no? Della seconda persona plurale, rivolto a berosi, cioè biriosi. In russo, biriosa sarebbe la betulla, in bielorusso, come vedete, è un po' diverso ed è Bearosa, ecco, betulla. Perciò, vi shumite, shumite, nada mnoju bearosi, no? Sussurrate, sussurrate, o voi betulle sopra di me. In russo, nado mnoju, mentre in bielorusso, nada mnoju. Perché in russo la O atona si scrive o si pronuncia la A, mentre in bielorusso si pronuncia A e si scrive anche A. Калыхайте, люляйте свой напев вековы. Come vedete c'è anche una cosa interessante perché c'è la U diacritica con il segno sopra, come se fosse la Y, cioè la I breve in russo, no? In bielorusso c'è anche la U con questo segno sopra ed è napieu. Napieu, napieu significa motif in russo, cioè la melodia, no? Калыхайте, калыхайте in russo, perciò дондолате, ecco, люляйте sarebbe tradotto, vi dite svoi motiv vicavoi, cioè conducete, andate avanti con il vostro, con la vostra melodia secolare. Ecco, qui abbiamo vicavoi, qui invece nel bielorusso cambia la desinenza vicavoi. Аяляху прыляху, край гасцінца старога. Mentre io лягу прилягу, лягу прилягу. In bielorusso la lettera G non è G ma è H, è una H aspirata, ecco. Лягу significa mi sdraio, прилягу mi sdraio un po', no? È una allitterazione, diciamo, il verbo doppio, лягу прилягу, in bielorusso лягу прилягу. Come vedete, qui c'è la I e qui c'è la I, ecco. Край гостинца старога. Гостинец sarebbe il tratto della strada, oppure una piccola, una strada, ecco. Старога, no? Край significa scraju, nel senso sul lato, ecco, vicino a una strada vecchia. No? O vuosle stare i daroghi in russo, край гостинца старога, vicino a una strada vecchia. На духмяным покосе недоспелой травы.
In russo, на душистом покосе, недоспелой травы, possiamo dire, no? Душистый sarebbe fragrante o, come si dice, profumato, no? Quando l'erba è stata tagliata, no? E non è ancora del tutto secca, c'è questo bel odore dell'erba falciata, tagliata. E lui infatti parla di questo. На духмяном покосе. Духмяный sarebbe appunto fragrante, pakos è proprio lo sfalcio, il risultato dell'erba tagliata, quando è tagliata, недоспелой травы, cioè dell'erba giovane, perché spelый sarebbe maturo, ecco, недоспелая, che può essere anche una mela, недоспелая яблоко, sarebbe giovane. Ecco, аялягу прилягу край гостинца старога. Ripete questa riga. Головой на пагорок, на высокий курган. Cioè, головой, con la testa, на пагорок. Пагорок sarebbe пригорок. E sarebbe una piccola, un rialto, una piccola collinetta. На высокий курган, su una collina alta, no? Con la testa la appoggia a un dosso, una collinetta. Ecco, qui è molto bella. Астамлёны руки, вольна у ширки раскину, а ногами у долину хай накрие туман. Mentre le braccia, руки, perché sapete che in russo e anche in bielorusso per quello, руки, no? Anche qui vedete che c'è la I latina, mentre in russo è cirillica. Руки vuol dire non solo le mani, ma anche le braccia. Perciò стамлёны руки sarebbe le braccia stanche, affaticate, no? Усталые in russo. Вольна. C'è anche la parola russa che dice воля, che vuol dire volontà, ma anche libertà. Infatti qui viene tradotto свободна, раскину. Раскинуть vuol dire aprire le braccia. Cioè lui cade su questa erba e le braccia stanche, uscirchi significa, voi conoscete la parola russa ширина, cioè larghezza, ampiezza, cioè io apro le braccia stanche liberamente, raschino, cioè apro, ecco. Анагами удалину, mentre con le gambe удалину, далина in russo, ecco, в come preposizione russa, in bielorusso è у, con dieresi, e у breve, diciamo, perché questa è I breve, Y, e questa è U breve, U. Con le gambe nella valle, хай накрие туман, хай sarebbe la traduzione di пусть, che sarebbe una particella dell'imperativo, no? Che in italiano ovviamente si rende con il congiuntivo, che la nebbia possa coprire, no? Che copra la nebbia, perché туман in russo e in bielorusso sarebbe la nebbia, mentre накрие, накроет, coprire. Накрывать. Ecco, come vi sembra la lingua bielorussa? Sicuramente è molto simile, vero? Adesso cantiamo insieme. Вы шумите, шумите, надо мною берёзы. Колыхайте, люляйте свой напев вековы. А я лягу, прилягу край гостинца старого на духмяном покосе недоспелой травы. Ой, ripete. А я лягу, прилягу край
старога на духмяным покосе недоспелой травы. А я лягу, прилягу край гостинца старога, а лавой на повора на высокий курган. Оставленные руки вольно вширки раскину, а ногами удалину дай накрые туман. Оставленные руки вольно вширки раскину, а ногами удалину дай накрытие туман. Ovviamente Bielorussia è un paese con tanti boschi, laghi, tanta natura, tanti campi, perciò anche in questa canzone si tratta di una persona magari stanca che vuole andare in campagna e semplicemente sdraiarsi sull'erba, sentire il suo profumo, aprire le braccia liberamente al cielo senza essere sotto la pressione dello stress della vita quotidiana. E poi continua: «Вы шумите, шумите». Ecco, vedete, non «шумите» come in russo, ma «шумите» è più dolce. «Надо мною берозы», no? E questo è la nostra prima. «Осыпайте, милуйте тихой лаской землю». «Осыпайте» significa «коприте», «осыпать» in russo, o «сыпать», no? Мentre in bielorusso «осыпать». Di solito se si pronuncia «а», si scrive «а» in bielorusso, no? «Осыпайте», cioè «коприте», per dire lui la coperta delle rose, nel senso perché la ama. Questo è lo stesso verbo. «Милуйте» deriva dalla parola russa, per esempio, scriviamo la parola russa «мили», vuol dire «caro», «carissimo», oppure «милая», di solito questo è, così si rivolge l'uomo che ама la donna, la chiama «милая моя», no? Ecco, e c'è questo bellissimo verbo in russo e in bielorusso, «милуйте», che vuol dire «accarezzate», no? «Accarezzate». La terra, землю, mentre in russo è землю, in bielorusso è землю, тихой лаской, con una tenerezza, ласка, tenerezza, c'è anche in russo questa parola, ласка, tenerezza, o carezza, carezza meglio, no? Тихая, тихая sarebbe тихая in russo, ed è silenziosa, perciò coprite e accarezzate con una silenziosa carezza, vabbè, un po' di tautologia c'è, ma si può tradurre anche in maniera migliore, perciò coprite la terra. Aia ляху прилягу край гостинца старога, ripete, e io mi sdraio un po' vicino o al lato della strada vecchia, di una strada vecchia, «Я здорожився трохи», «Я хвилинку посплю». Questo è un bellissimo verbo bielorusso che deriva dalla parola «дорога», perché «дорога» è «дорога» in russo ed è la strada, mentre «гостинец» è un tratto di strada, diciamo una strada secondaria, perciò ci sono tutti e due in bielorusso. E «здорожиться» è un verbo che si dice, tipo in italiano non saprei come dire, ovviamente vuol dire che mi sono stancato, ma mi sono stancato da un viaggio, da una strada, no? Mi sono stradato, no? Mi sono, non lo so come si dice, magari mi dite voi una variante adatta della traduzione che significa stancarsi di un viaggio. Ovviamente si tratta del viaggio della vita che ci stanca, ma tornando alle origini, quale per esempio per me è la Bielorussia, uno si riposa, ecco, nella tranquillità e nel silenzio della natura. Ecco, «я здорожився трохи». «Трохи» significa un po',
Трохи, ecco, немного in russo, vedete? Я хвилинку посплю. Хвилина o хвилинка, diminutivo, sarebbe un minuto. Infatti in russo c'è scritto minutka. Pasplu, quasi come in russo, vedete, posplu, mentre qui è pasplu. E poi ripete, Ви шуміте, шуміте, надо мною берози. Perciò sussurrate, sussurrate, o betulle sopra di me. Assipajte, miluйте, ripete questa riga. Тихай ласкай землю. Perciò coprite con le vostre carezze silenziose la terra. А я лягу, прилягу, край гостинца старога, mentre io mi sdraio un po' vicino alla strada antica, на духмяным покосе недоспелой травы. E ripete questa qui, на духмяным, sopra l'erba giovane, come si dice, fragrante, appena tagliata. Ecco, magari riuscirete a fare anche la traduzione poetica in italiano, sarebbe molto molto bello. Ecco, se vi fa piacere, cantiamo insieme le ultime due. Шумите, шумите, надо мною берози, осыпайте, милуйте, тихой лаской землю, а я лягу, прилягу, край гостинца старого, я здоровюся трохи, я хвилинку посплю, а я лягу, прилягу, край гостинца старого, я здоровюся трохи, я хвилинку посплю. E ora l'ultima. E шумите, шумите, надо мною берози, осыпайте, любуйте, тихой лаской землю. А я лягу, прилягу, край гостинца старого, на духмяным покосе недоспелой травы. А я лягу, прилягу, край гостинца старого, на духмяным покосе недоспелой травы. Tutto qua. Spero che vi sia piaciuto e che mi potete anche scrivere la traduzione in italiano, chi può e vuole azzardarsi a farlo, sarebbe una cosa molto bella. Se avete delle domande sono qua, mi fa piacere se vi iscrivete al mio canale Multilingual per avere più notifiche su quando escono i video sullo studio della lingua russa. Il canale è questo, Multilingual, e aspetto i vostri like e anche le vostre iscrizioni. Vi saluto, buona giornata e vi saluto in bielorusso. Da pobacenia, arrivederci, da pobacenia.